soprattutto un omaggio a Gesù, al nostro Signore, con due canti che sono tra i più noti del periodo natalizio. Sono affidati alla voce del baritono Marco Zarbano, carissimo amico, posso dirlo, perché sempre presente e sempre disponibile con la nostra comunità ogni volta che è stato invitato. È 25enne, allievo di Marcello Guagliardo dell'Accademia IAP, e chi ha la possibilità domani può andare nuovamente ad ascoltarlo alla Città della Notte nel grande concerto insieme a Marcello Guagliardo. Lo ascolteremo in due brani famosissimi, Ad Este Fideles e Tu scendi dalle stelle.
appena lavorato. Scendi dalle stelle che abbiamo appena ascoltato, non dimentichiamo mai, è un canto composto da Sant'Alfonso Maria dei Liguori, sì, che non a caso è un santo vissuto nel Settecento e a Napoli, quindi evidentemente questo spirito proprio del Natale era avvertito in modo particolare in quella città, in quell'epoca, e ha lasciato delle testimonianze profondissime in varie forme e date. Natale, la notte santa. Una delle poesie più famose di Bozzano, adesso ci sarà donata dalla voce del dottor Giorgio Casole, che credo non abbia bisogno di molte presentazioni, personaggio eclettico, regista, attore, giornalista e professore, e qui nella veste appunto di attore recitando, donandoci con la sua voce le emozioni che queste poesie immortali legate al periodo natalizio sanno suscitare in ognuno di noi, se ascoltiamo con le orecchie ma anche col cuore. Grazie alla signora Spanò per queste parole. Gozzano è un poeta considerato intimista, esponente di quella corrente che in letteratura viene chiamata del crepuscolarismo. E in questa poesia, che è composta di quartine con un ritornello, quartina rima alternata, mette in scena Giuseppe e Maria per celebrare appunto la Notte Santa, quando Betlemme, l'abbiamo ricordato, secondo i Vangeli, no, Gesù viene fatto nascere perché c'era stato un ordine da parte di Cesare, dell'imperatore romano, di fare un censimento e quindi bisognava ritornare a Betlemme, terra natia dei genitori. Allora incomincia così: consolati Maria del tuo pellegrinare, siamo giunti, ecco Betlemme ornata di trofei, presso quell'osteria potremo riposare, che troppo stanco sono e troppo stanca sei. Il campanile scocca lentamente le sei. Avete un posto voi del caval grigio? Un po' di posto per me e per Giuseppe? Signori, c'è le duole in notte di prodigio. Sono troppi i forestieri. Le stanze ho piene zeppe. Il campanile scocca lentamente le sette. Oste del Moro, avete un rifugio per noi? Mia moglie non regge e io sono così rotto. Tutto l'albergo pieno, soppalchi e ballatori, tornate al Cervo Bianco, quell'osteria più sotto. Il campanile scocca lentamente le otto. O voi del Cervo Bianco, un sottoscala almeno avete per dormire? Non ci mandate altrove. S'attende la cometa, tutto l'albergo pieno di astronomi e di dotti, qui giunti d'ogni dove. Il campanile scocca lentamente le nove. O stessa dei tre merli, pietà di una sorella, pensate in quale stato e quanta strada feci. Ma fin sui tetti, o gente, attendono la stella, sono negromanti, magi persiani, egizi, greci. Campanile scocca lentamente le dieci. Oste di Cesarea, un vecchio falegname, albergarlo, sua moglie, albergarli per niente? Oh, l'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame, non amo la miscela di alta e bassa gente. Il campanile scocca lentamente le undici. La neve, ecco una stella, avrà posto per due? Che freddo, siamo a sosta, ma quanta neve, quanta! Un po' ci scalderanno quell'asino e quel bue. Maria già trascolora, divinamente affranta. Il campanile scocca, la mezzanotte santa. È nato! Alleluia, alleluia!
è nato il sovrano bambino, la notte che già fossi buia risplende di un astro divino. Orsù, cornamuse, piugaie, suonate, squillate campane, venite genti, pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Non sete, non molli tappeti, ma come nei libri hanno detto da 4.000 anni i profeti, un poco di paglia ha per letto. Per 4.000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese, risplende di un astro divino la notte che già fossi buia. È nato il sovrano bambino, è nato. Alleluia, alleluia. Adesso ritorna la voce di Marco Zambano con uno dei brani più famosi, il Panis Angelicus di Franco. Pascoli, lo ricorderete tutti, è stato un grande poeta,
ricordato sin dalle scuole elementari per la Cavallina Storm, ricordate quella poesia famosa ispirata dalla uccisione del padre, ucciso a tradimento. Il padre era un fattore della famiglia dei principi d'Orlonia, e però questa poesia si diversifica da tante poesie di Pascoli, poeta anche sperimentalista del Novecento, perché si ispira proprio alle ciaramene, uno strumento pastorale che ricorda l'oboe, e le ciaramene in qualche modo richiamano il Natale. Del resto è proprio questo il senso di questo componimento. Udì tra il sonno le ciaramelle, ho udito un suono di ninna nanne. Ci sono in cielo tutte le stelle, ci sono i lumi nelle capanne. Sono venute dai monti oscuri le ciaramelle senza dir niente. Hanno destata nei suoi tuguri tutta la buona povera gente. Ognuno è sorto dal suo giaciglio, accende il lume sotto la trave. Sanno quei lumi d'ombra e sbadiglio, di cauti passi, di voce grave. Le pie lucerne brillano intorno, là nella casa, qua sulla siepe. Sembra la terra, prima di giorno, un piccoletto grande presente. Nel cielo azzurro tutte le stelle paiono restare come in attesa, ed ecco alzare le ciaramelle il loro dolce suono di chiesa. Suono di chiesa, suono di chiostro, suono di casa, suono di culla, suono di mamma, suono del nostro dolce e passato pianger di nulla. O ciaramelle degli anni primi, davanti il giorno, davanti il velo, orché le stelle sono là sublimi, consce del nostro breve mistero, che non ancora si pensa al pane, che non ancora si accende il fuoco, prima del grido delle campane, fateci dunque piangere un poco, non più di nulla, sì di qualcosa, di tante cose, ma il cuore lo vuole quel pianto grande che poi riposa, quel gran dolore che poi non vuole. Sopra le nuove pene sue vere, vuol quei suoi singulti senza ragione, sul suo martirio, sul suo piacere, vuole quelle antiche lacrime buone. Non l'avevo fatta mai. Guarda, batti qua, è troppo rara di schiacci. Adesso torniamo alla musica con la voce tenorile di Franco Frisella, che ringrazio, il secondo anno che è qui con noi per il Natale al Carmine. Una splendida voce tenorile, adesso sfoggiata davanti ad ampie platee, che adesso avremo la gioia di ascoltare nell'Alleluia, composto da Leonard Cohen, grande artista americano recentemente scomparso. Sapevo di una melodia,
Natale è un momento di gioia, momento di amore, ma Natale in tante parti ancora oggi, momento di particolare dolore e sofferenza, dove le guerre, gli odi, le divisioni distruggono le vite e le esistenze umane. A questo fa riferimento un grande poeta romano, Trilus, nei suoi versi Natale de Guerra, che ora ascolteremo nell'interpretazione del dottor Castro. Sì, poeta romano, il cui nome viene da Carlo Alberto Sanustri, che ha scritto tanti sonetti proprio in romanesco. Questa è una poesia, non è un sonetto in senso stretto, anche i sonetti sono poesie naturalmente, però c'è una forma ben precisa, sono 14 versi, due quartine e due terzine, invece è più largo il respiro, ed è ovviamente un linguaggio che tenterò di riprodurre un po' con l'accento romanesco. Natale de Guerra, infatti, de Guerra, come dicono i romani, e qui c'è il riferimento al bambino Gesù e alla Madonna. A malapena che si è fatto giorno e il bambinello si è guardato intorno, che freddo, mamma mia, chi mi arrivava? Che freddo, mamma mia, chi mi riscalda? Fio, la legna è diventata rara e costa troppo per comprarla. E l'asinello mio dove è finito? Trasporta la mitraglia sul campo di battaglia. È il requisito. Erbove, è puro quello. Fu mannato al macello. Ma dire mangi, arrivano. È impossibile perché non c'è la stella che li guida. La stella non può uscire, poco si fida, per paura di qualche dirigibile. E il bambinello ha chiesto, dove stanno tutti i pastori che andranno, portavano la roba nella grotta? Non c'è neppure un sacco di polenta, né manco una frocella di ricotta. Fio, i campagnoli stanno in guerra, tutto al campo e combattendo. La mano che seminava il grano e che serviva per bancare la terra, adesso vi ha adoperato unicamente per ammazzare la gente. Guarda laggiù i lampi dei bombardamenti, li senti, Dio ci scampi, i 420 spacchino i campi. Nervi così la madre del Signore si è stretta e il filo al cuore e si è asciugata gli occhi con le fasce. Una lacrima amara per chi nasce, una lacrima dolce per chi muore. Molto significativo, molto molto significativo, che bellezza, mamma, che bellezza. Adesso la voce di Marco Zappano ci regalerà altri due brani famosissimi, Fratello Sole, Sorella Luna, colonna sonora dell'omonimo film di Franco Zeffirelli sulla vita di San Francesco, e poi uno dei canti natalizi di tradizione, Quale astro del cielo. Ah, insieme al... Astro del cielo.
praticamente l'enfasi. Grazie, mi riallaccio a quello che diceva Marcella. Quasimodo non nacque a Modica nel 1901, quando Modica faceva parte ancora della provincia di Siracusa, perché la provincia di Ragusa non esisteva. Siracusa abbracciava tutto questo ampio territorio, tant'è vero che c'era anche la diocesi di Siracusa, proprio il suo esame in ambito cattolico. La diocesi di Siracusa era un'arcidiocesi, il titolo è rimasto all'arcivescovo. Addirittura aveva anche altre diocesi suffragane, Siracusa, essendo l'arcivescovo metropolita. E Quasimodo quindi nacque a Modica, e però poi ha vissuto a Siracusa, il padre era ferroviere, trasferito a Siracusa, dove c'era anche Elio Vittorini, che poi divenne cognato di Quasimodo Vittorini, altro grande scrittore del Novecento. E allora Quasimodo, che vi ricorderete, ha scritto diverse poesie anche di ispirazione civile, una importantissima riguardava la Seconda Guerra Mondiale, Milano, su Milano e su altre città martoriate. Ha scritto questa poesia sul Natale, alla fine però c'è riferimento proprio alla cattiveria degli uomini, visto che lui ha scritto che Caino non è morto, Quasimodo. Natale. Guardo il presepe scolpito dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende.
l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno. Ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello. E chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri? Ecco l'interrogativo finale di Quasimodo con riferimento al bambino che nasce a Natale e che muore appunto poi sul monte Golgota fra due ladri, in cosiddetti due ladroni. Chiudiamo, io ringrazio Marcella che mi ha invitato ancora una volta, questo è il terzo anno in cui leggiamo questi testi in generale sul Natale o su altri, su altre cose, su altre commemorazioni, altri aspetti di questa nostra comunità religiosa, con questa poesia brevissima di Ungaretti, altro poeta del Novecento. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così come una cosa, posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Si chiude così questa poesia di Ungaretti. Vi ringrazio dell'ascolto, dell'attenzione. Mi pare adesso voi concludete. E quindi ringraziamo Marcella. Io vi inviterei a fare un applauso a Marcella, che è stata l'autrice del presepe napoletano, che lei ha illustrato prima con tanto calore e con tanta, potremmo dire, acribia, con tanta perizia, no? Tanto trasporto, grazie a Marcella, anche per quello che Marcella sbagliò a fare in questa comunità, giusto? Questo concerto, ahimè, si avvia alla fine. Ringrazio io tutti gli intervenuti, il dottor Giorgio Caso, il maestro Bassanisi e i cantanti, il baritono Marco Zarbano e il tenore Franco Frisella, che adesso come canto di chiusura dedicheranno a colei che di questa chiesa è titolare, nostra madre, il decoro del Carmelo, a Maria Santissima, l'Ave Maria di Schubert. Grazie a tutti di essere intervenuti e grazie a voi della disponibilità. Ci vedremo presto, il prossimo appuntamento dovrebbe essere poi la Velazio a marzo come tradizione.
Grazie a tutti. Lei che segue. Per le foto, sì, vabbè. Ho fatto il quadro di più. Vabbè. Dai, vabbè, ho tutti i giochi, ho preoccupato, io vinco. Oh, più vinco. Dai, io, dipende, vado un'altra parte. Se no c'è lo sproposito. Fatto? No, ancora no. No. Già ho perso il sorriso. No, era un domani. Va bene. Chi è dietro? Allora, festival di Sanremo. Lei per cortesia un po' di silenzio, grazie. Mi per la ok, mi avevo un po' di silenzio. Grazie.